Allora, oggi in quest'ultima lezione vediamo qualche strumento elettronico analogico in alternata, perché quelli che abbiamo visto ieri erano il microvolumetro in continua, era appunto uno strumento elettronico analogico con funzionamento in continua. In alternata a noi interessa misurare alcuni parametri del nostro segnale. In particolare, immaginando di fare riferimento ad un segnale sinusoidale, siamo interessati a conoscere il valore, se siamo interessati a conoscere il valore medio, valore efficace, valore di picco del mio segnale. È ovvio che vi ricordo che il valore medio di un segnale alternato non è l'effettivo valore medio del segnale, nel senso se io andassi a fare il valore medio inteso come integrale di un segnale sinusoidale otterrei zero. Il valore medio convenzionale di un segnale sinusoidale è l'integrale esteso al semiperiodo. Per misurare valori medi o anche valori efficaci, una possibilità è utilizzare i circuiti raddrizzatori, nel senso che se io inserisco un diodo in serie al mio circuito e poi vado a misurare il valore del mio segnale, ecco che il mio voltmetro inserito a valle del diodo vede questo tipo di segnale. Il diodo ideale ha una caratteristica tensione corrente di questo tipo, nel senso si comporta quando inversamente polarizzato blocca completamente il segnale, quando è direttamente polarizzato, il segnale passa in maniera ideale. Questo è un comportamento del diodo in condizioni ideali. Vuol dire che il mio segnale in partenza si trasforma in un segnale fatto in questo modo. Per cui se ad esempio questo strumento è uno strumento magnetoelettrico, uno strumento che misura il valore medio del segnale ai suoi capi, noi otteniamo che questo strumento misurerà la metà del valore medio convenzionale del segnale, perché non va a fare l'integrale solo in un semiperiodo, va a fare l'integrale nell'intero periodo del segnale, poiché in un semiperiodo la tensione d'ingresso è nulla, ecco che misuro la metà di quanto dovrei misurare. Questo poco male posso poi moltiplicare per due. Il problema qual è? È che in questo circuito ho un circuito in cui l'assorbimento di corrente dal circuito in cui sto facendo la misura avviene solo in un semiperiodo, nel senso nella seconda parte del mio circuito io non assorbo corrente, quindi ho un consumo intermittente che non è proprio l'ideale. Se poi teniamo presente che un diodo reale ha una caratteristica di questo tipo, non è, è vero che è perfettamente interdetto in condizioni di polarizzazione inversa, ecco che in questa fase abbiamo una tensione diversa da zero più piccola e quindi andiamo a effettuare una misura che è più piccola di quella che dovrei effettuare qui, un conseguente errore di misura, sottostimo sempre il valore medio. Allora, come posso fare? Accanto a questo circuito, che è un circuito raddrizzatore, si chiama raddrizzatore a semplice semionda, è possibile utilizzare dei circuiti raddrizzatori a doppia semionda, realizzando quello che prende il nome di ponte di Gretsch, è un ponte di diodi molto semplice che troviamo in tantissimi dispositivi e circuiti elettronici, perché con un costo abbastanza limitato, i diodi costano molto poco, ci consente di effettuare
un raddrizzamento a doppia semionda. Come è fatto il ponte di Grezzi? Utilizza quattro diodi collegati nel modo che io adesso vi indico. Abbiamo qua la grandezza da misurare. Cosa succede quando nel primo semiperiodo, ovvero quando questo è positivo rispetto a questo? Allora, questo diodo si trova in corretta polarizzazione, quindi conduce. Arrivati qui, questo diodo si trova polarizzato inversamente, mentre questo si trova polarizzato direttamente. Quindi la circolazione di corrente è fatta in questo modo. Vuol dire che durante il primo semiperiodo il mio voltmetro vede la tensione applicata, perché qui trova il più, qui trova il meno, e quindi vede la tensione così come si presenta all'ingresso. Nel secondo semiperiodo, in cui questo è meno, questo è più, questo si trova ad essere inversamente polarizzato, direttamente polarizzato, così come questo, per cui la circolazione di corrente inversa, questo voltmetro si vede attraversato dalla corrente nella direzione inversa a quella reale, ovvero vede ai suoi cavi una tensione che è identica a quella precedente, perché quella applicata ma capovolta. Ecco che in questo modo ho un raddrizzatore a doppia semionda, e questo voltmetro, quando va a fare la misura del valore medio, effettivamente una misura del valore medio ai suoi capi. Se a questo strumento, molto spesso, io non sono interessato, quasi tutti i voltmetri, se non vi indicano nessuna cosa, vi mostrano non il valore medio del segnale, ma il valore efficace. Allora, io non ho problemi a trasformare questo voltmetro in un voltmetro a valore efficace, perché sapete bene che in una forma d'onda, ad esempio sinusoidale, il rapporto tra valore medio e valore efficace è costante. Quindi trovate dei voltmetri a valore efficace che non fanno altro che misurare il valore medio e moltiplicare per la costante. La realtà è che se per caso il segnale in ingresso non è un segnale sinusoidale, questo strumento non calcola correttamente il valore efficace. Quindi questi strumenti sono strumenti RMS, ma non sono strumenti true RMS. Ecco il motivo per cui trovate in molta strumentazione l'indicazione true RMS, proprio per distinguerli da eventuali strumenti, da strumenti che vi calcolano il valore efficace, ma solo sotto determinate condizioni e sotto determinate forme d'onda. Quindi, diciamo, suona strano il pensiero, quando io leggo vero valore efficace, sembra strano che io parli di falso valore efficace. In realtà non è falso, è vero, ma sono sotto certe ipotesi. Con questi semplici circuiti e molto economici, io posso fare misure di valore medio, valore efficace. Cosa succede se io voglio fare una misura di valore di picco? Sempre grazie a diodi e questa volta condensatori, riesco a fare misuratori di valore di picco e misuratori di picco-picco. In realtà io parlo di voltmetri di picco-picco, in realtà i circuiti che vedete sono circuiti di condizionamento, cioè tanto diventano voltmetri quando dopo alla fine metto un voltmetro di tipo magneto-elettrico, un voltmetro tradizionale. Quindi spesso questi circuiti li trovate anche semplicemente come circuiti di condizionamento, quindi condizionamento circuito che fa ACDC, un convertitore ACDC, di fatto questi circuiti che abbiamo visto sono dei convertitori ACDC
non ha vero valore efficace, perché passano da un valore in alternato a un valore in continua ci consentono di misurare il valore efficace solo sotto determinate ipotesi. Un circuito di picco è un circuito fatto in questo modo. Inseriamo un diodo e un condensatore. Iniziamo, immaginiamo di avere una tensione alternata in ingresso e vediamo che tensione recuperiamo ai capi del condensatore. All'inizio il condensatore scarico, la resistenza, immaginiamo di essere in prima battuta in condizioni ideali, cioè diodo in funzionamento ideale, la resistenza del diodo in conduzione è zero, quindi la carica di questo condensatore avviene con una costante RC zero, quindi segue perfettamente la tensione applicata. Quindi la tensione ai capi del condensatore fa così. Arriva fino al valore massimo. A questo punto la tensione in ingresso diventa più piccola della tensione ai capi del condensatore, quindi il diodo si interdice e resta interdetto teoricamente sempre, perché il condensatore resta carico al valore massimo della tensione. Quindi se questa la indichiamo con V con C, la V con C è pari proprio al valore massimo che io voglio misurare. Ma appunto voglio misurare, quindi una prima cosa che devo immaginare è che qui ci devo mettere un misuratore. E qualunque misuratore, per quanto caratterizzato da un'impedenza la più alta possibile, ha una sua resistenza, per cui ho una scarica di questo condensatore, quindi nella realtà il condensatore si scarica fino a quando la tensione in ingresso non diventa maggiore della tensione sul condensatore, quindi di nuovo il diodo diventa in grado di condurre positivamente e quindi riporta la tensione all'ingresso, si scarica, si ricarica, si scarica. In realtà anche la fase di carica non è una fase così ideale, perché questa resistenza di conduzione non è proprio zero, quindi in realtà l'andamento, almeno all'inizio, non è quello che vi ho disegnato, ma succede che se questa è la tensione in ingresso, succede che la carica sul condensatore inizia con una certa, non si riesce a seguire perfettamente la tensione in ingresso, durante questa fase c'è un po' di scarica, poi qui mi ricarico, c'ho la scarica, però diciamo dopo due o tre periodi posso immaginare di arrivare a una condizione quale quella che vi ho descritto. Che vuol dire? Vuol dire che i capi dello strumento non avrò proprio una tensione di cui questo strumento, se è uno strumento a valore medio, un magneto elettrico, misurerà il valore medio. Quindi io misuro il valore di picco, ma con una certa, con un certo delta V, con una certa incertezza, diciamo, misuro un po' di meno di quanto dovrei. Da cosa dipende questo delta V? Questo delta V dipende sicuramente dai valori di C ed R, nel senso che mi interessa che questa costante di scarica sia la più elevata possibile, quindi questo RC deve essere più elevato possibile. Teniamo presente che la fase invece di carica mi interessa un RC più piccolo possibile. Allora è vero che qui posso lavorare su questa R e su questa R,
La capacità dovrà tenere un valore intermedio, perché non deve essere troppo grande, perché sennò la carica impiega un po' di tempo, non deve essere troppo piccola, altrimenti poi si crea una scarica eccessiva. Quindi lavoro soprattutto sulla resistenza del volmetro e la resistenza del diodo, chiamiamole così, da distinguerle, per far sì che questo delta V sia il più piccolo possibile. C'è un altro parametro da cui dipende questo delta V. Vedete, la costante RC mi influenza la pendenza di questa scarica, ma ovviamente mi abbasso tanto di più quanto più tempo dura. Quindi questo delta V è sicuramente funzione di RC, ma è anche funzione della frequenza del segnale. Che vuol dire? Vuol dire che più è elevata la frequenza del segnale, meno ho tempo di scaricarmi. Quindi è paradossalmente, noi ci siamo sempre abituati a immaginare la frequenza come un qualcosa che ha problemi ai miei strumenti. Quando ho un oscilloscopo funziona fino a una certa frequenza e dopo una certa frequenza funziona peggio. Quindi ho sempre degli strumenti che hanno una banda con una frequenza di taglio superiore, nel senso funziona dalla continua fino ai 100 MHz, dalla continua fino al GHz, ma è raro che ho delle frequenze di taglio inferiori, cioè li ho sicuramente negli analizzatori di spettro, ma nella strumentazione tradizionale generalmente ho funziono peggio al crescere la frequenza. Né in questo convertitore di picco il mio funzionamento migliora al crescere la frequenza. Quindi anzi, se ho frequenze molto basse, se devo fare un misuratore di picco a 50 Hz, quindi una frequenza bassa, mi porto dietro un errore più elevato. Vediamo un ultimo circuito che è un convertitore picco picco. Intanto vi faccio notare una cosa. Cosa succede se io ho una continua sovrapposta al segnale? Se io ho un segnale fatto così. Per come vi ho descritto questo strumento, il mio misuratore mi misura il valore massimo più la continua. E se io inverto i morsetti, misuro il valore massimo meno la componente continua. Quindi, mentre io sono abituato con i volmetri a invertire i morsetti senza problemi, al massimo mi porto dietro un segno meno nella mia indicazione, ma non è una cosa che mi crea generalmente problemi. In questo strumento, diciamo, l'inversione di polarità mi comporta due risultati in misura diversa. Posso anche usare questi due risultati facendone la differenza per calcolare il valore medio, il valore, la continua sovrapposta al segnale. Vediamo come funziona un convertitore picco picco. Lavora sempre su diodi e condensatori. Allora, immaginiamo che questa è la mia grandezza V con X che io voglio, di cui voglio misurare il valore picco picco, e che questa V con X sia data da una componente alternata più una continua. Quindi diciamo, immaginiamo di avere una grandezza così. La tensione sul diodo Vd è pari
a V con X meno V con C. Kirchhoff, semplicemente. Il condensatore a che tensione si carica? Il condensatore si carica alla massima tensione, quindi il condensatore si carica a questo valore qua, questo è V con C. Quindi se io sottraggo V con C a V con X, ottengo sul diodo questo tipo di grandezza. Ossia la grandezza V con X traslata del valore massimo del segnale. Cosa succede quando vado in quest'altra cella? Questa cella non è nient'altro che lo stesso circuito che abbiamo visto un attimo fa, ma con il diodo invertito. Quindi non è un misuratore di valore massimo, ma è un misuratore di valore minimo. Che vuol dire? Qual è il valore minimo del segnale V con D? Il valore minimo del segnale è proprio questo. Che risulta essere proprio la V picco picco. Quindi, ai capi di questo condensatore avrò proprio la tensione picco picco come valore costante. Questo anche qui al solito i condensatori hanno sempre una carica, una scarica, quindi anche qui avrò una certa. Ma comunque il mio voltmetro misurerà il valore picco picco. Questo vedete è un circuito che viene utilizzato come si chiama anche moltiplicatore di tensione, perché vi consente di avere una continua che è pari al valore massimo di quello che abbiamo applicato in ingresso. Se qui adesso andassimo a mettere degli altri stadi di questo tipo, otterremo tensioni che vanno via via amplificate. Sono i circuiti che vengono utilizzati per creare anche per generare i generatori di tensione, sono fatti con stadi di questo. Ok, io da un punto di vista di argomenti di teoria non ho altro da aggiungere. Se non avete domanda su questo, io interrompo la registrazione e ho visto che vi siete prenotati in parecchi.